Come state ragazzi? Io sono Fabio Petragalla e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della mia ultima foto che ho postato sia su Instagram che su Facebook, in cui vi ho chiesto qual era la foto reale tra la A e la B, tra pillola A e pillola B. This is our moment, always on a grind till it's hard for the toast. This is our moment, this is our moment. This is our moment. This is our moment. This is our moment. Andiamo a vedere le due foto, cui il soggetto è lo stesso, l'unica cosa che cambia è il cielo, lo sfondo del cielo. Molti di voi mi hanno risposto foto A, pillola A, ed altri qualcuno anche la B, ma la maggior parte la A. Adesso andiamo a vedere come ho modificato la foto. E vedremo in contemporanea anche qual è la foto reale. Dopo aver post-prodotto la nostra foto con il nostro programma preferito, che sia Camera Raw, Lightroom e così via, apriamo la foto in Photoshop e andiamo nel pannello Modifica e successivamente in Sostituisci Cielo. Qui Photoshop ci mette a disposizione una quantità enorme di cieli, cui possiamo andare a inserire tra quelli azzurri, spettacolari, tramonti. Una volta scelto il nostro cielo, andiamo a modificare i cursori in modo da matchare bene le due immagini. Quello che vi voglio dire non è tanto come io ho modificato la foto e lo si può fare in Photoshop, ma il fatto che l'intelligenza artificiale distorce la realtà. Adesso con l'intelligenza artificiale che ci mette a disposizione sia Photoshop che i social, possiamo non solo andare a sostituire il cielo come io ho fatto, ma anche invecchiare la foto. Cambiare uno sguardo, mettere un sorriso a una persona, un broncio a una persona. Questo fa pensare a molti che hanno la possibilità di scattare come vogliono, scattare male, scusatemi il termine, scattare alla cazzo e quindi poi dire la vado ad aggiustare in post-produzione. Ma questo è qualcosa di sbagliato, perché non possiamo pensare di andare a modificare, per esempio, il cielo in ogni nostra fotografia. In tutte le nostre fotografie, questo perché non ci fa percepire la fotografia reale, ciò che quella fotografia vuole esprimere realmente, ma ci dà una visione distorta della realtà della fotografia. E quindi io lo ritengo male, questo perché la fotografia serve soprattutto a raccontare quel momento, quell'evento, ma soprattutto a ricordare quell'evento e quel momento. Quindi non bisogna usare l'intelligenza artificiale in tutte le nostre fotografie, ma va bene in alcune, quindi una, due, tre fotografie in cui siamo in quel momento, in quel luogo e vogliamo fare la foto, ma la luce non è giusta, non abbiamo una luce giusta per avere entrambi, sia il cielo che il soggetto ben esposti, e quindi dobbiamo scegliere chi esporre. Scegliamo il soggetto e lì andremo a modificare la foto, a modificare il cielo. Oppure, se abbiamo un cielo troppo nuvoloso e vogliamo qualcosa di più forte, lì sì va bene, ma non possiamo pensare di andare a modificare tutte le nostre foto. Detto questo, scrivetemi nei commenti se secondo voi è giusto utilizzare queste nuove funzioni di intelligenza artificiale che ci mettono a disposizione i software in tutte le nostre foto, anche quando non ce n'è bisogno. Oppure è importante scattare bene, ma soprattutto che quella foto rispecchi la realtà e che quindi ci sia il ricordo di quel momento e il ricordo che ci lascia quella foto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace se questa video chiacchierata vi è piaciuta, quindi dove vi ho spiegato la mia ultima foto che ho postato sia su Facebook che su Instagram. Seguitemi appunto su Instagram dove vedrete cose in anteprima e soprattutto dove potete rispondere a questi piccoli sondaggi. Noi che dire, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!